Allora, buongiorno, bentornata negli studi di Agora Estate, Laura Castelli, viceministro dell'Economia, in quota Movimento 5 Stelle. Allora, ha sentito come la vede Giorgetti, che insomma è certamente uomo forte della Lega, non lo persuade l'idea della nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia? Peraltro Danilo Toninelli, invece, ieri ministro dei Trasporti, nonché suo collega di Movimento, dice nazionalizzare conviene. Lei come la vede? Io credo che ci siano molti modelli in Europa da cui prendere spunto. Sono modelli che funzionano, modelli che non trasformano un settore in un monopolio naturale. Prima in questo studio si diceva la concorrenza. Quello non è un settore che conosce la concorrenza. È quello che ha fatto la politica è agevolare di fatto un monopolio che oggi non può più stare in piedi. Nella sventura, nella tragedia, c'è la possibilità di rimettere ordine a un settore complicato che, io mi ricordo anni fa, col Movimento 5 Stelle e il blog di Beppe Grillo facevamo la mappa del potere. Ecco, io in questi giorni ho rivisto le percentuali delle partecipazioni nelle società di cui si parla, delle società coinvolte, ed è veramente drammatico, sempre i soliti ritorni tra famiglie, aziende, SPA, poteri, sempre quelli, e alla fine lo Stato perde il controllo. Questo non può succedere. È la storia del nostro capitalismo, viceministro. È una storia che oggi non funziona più. Voglio capire se per lei la nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia, quindi diciamo una gestione pubblica delle 3.000 km di rete autostradale, potrebbe essere una soluzione. Sì, secondo me è una soluzione, ci sono molte vie di mezzo sulla pubblicizzazione in senso lato, cioè può esserci una società privata ma totalmente controllata dallo Stato, per esempio, come succede in altri paesi, e funziona. Il tema è non perdere il controllo, si deve per forza rimettere in piedi questo sistema tenendo il controllo. Non può bastare che una volta ogni 5 anni si faccia un piano economico finanziario dicendo che cosa lo Stato vorrebbe finanziare, che cosa no. In alcuni paesi è il Parlamento che sceglie le tariffe e i pedaggi, c'è una discussione parlamentare in cui il Parlamento sta al centro e discute qual è il prezzo congruo che un cittadino deve pagare al casello. Oggi abbiamo delle autostrade, io sono piemontese, sono delle autostrade carissime per pochissimi chilometri, lo scelgono in una sede che non è quella pubblica, senza considerare chi governa quel paese, senza considerare i cittadini che votano e mettono in Parlamento delle persone. Ma lei dice un dibattito legittimo e che ben venga, evidentemente, però all'atto pratico, se dovessimo considerare questa ipotesi come possibilità, dovremmo pensare ad ANAS che in qualche modo subentra società Autostrade. Allora io le chiedo, potrebbe fronteggiare ANAS i crediti, ma soprattutto i debiti, le linee di credito di Autostrade per l'Italia non sono poche. Allora, è incredibile, questi giorni tutti quanti stanno leggendo questa convenzione, no? Tutti sanno di che cosa stiamo parlando, di un contratto firmato tra Autostrade e ANAS, dentro il quale si fa grande dibattito, alcuni dicono che dovrebbe essere pagato dallo Stato, quello che ANAS dovrebbe dare a Autostrade, insomma io credo che il punto sia veramente questo. Oggi, se si fa una gara nuova, non c'è una società che possa fare lo stesso servizio. Questo è il dramma vero. Così come in altri settori, si ricorderà di Roma quando successe Mafia Capitale, non c'erano più delle concorrenze su alcuni servizi, addirittura i servizi al cittadino. Allora la politica non può permettere che su alcuni settori essenziali si faccia a zero la concorrenza. Penso che ANAS abbia fatto e faccia il suo lavoro, che lo Stato debba intervenire per anche in qualche modo ottemperare quel contratto nei limiti del buonsenso e per ridare un ordine, perché io ho fatto 5 anni di opposizione e ho capito che tutto quello che la politica vuole fare in qualche modo si fa. Il nostro obiettivo, l'obiettivo di questo governo è ridare un ordine e rimettere un po' di giustizia e equilibrio sociale ad un settore che per anni ha fatto quello che ha voluto, con tutti i soldi che ha voluto, senza considerare il cittadino. Piano di investimenti immaginato a Palazzo Chigi per la messa in sicurezza del paese e per le infrastrutture. Per far fronte, diciamo, a queste spese si ricorrerà alla richiesta di sfondare il limite del 3%, il vincolo del 3%? Allora, il percorso è questo e lo abbiamo provato a raccontare anche in questi mesi.
Quello che abbiamo fatto dal primo momento al Ministero dell'Economia e delle Finanze è fare uno studio dettagliato di quello che è in piedi, cioè quali sono gli investimenti all'interno del bilancio dello Stato, quindi risorse già esistenti e collocate, che sono ferme in questo momento. E abbiamo capito il perché. E le posso raccontare di dettagli pazzeschi. Manca quel foglietto, manca quella firma, c'è una causa in corso, cose che sembrano piccole ma rallentano moltissimo. Ci stiamo e ci siamo concentrati a snodare questi nodi. Una volta snodati questi nodi, noi potremo andare a Bruxelles, con molte cose lo stiamo facendo, quindi a breve, e dire guardate che noi siamo in grado di spingere gli investimenti, anche quelli bloccati che abbiamo trovato lì, su cose che ovviamente non erano neanche state decise da noi politicamente. Ma quindi il superamento del vincolo del 3% è un tema in questo momento di cui si parla al Ministero dell'Economia oppure no? Non è un tema tout court così, non si può fare così. Tante volte vi abbiamo raccontato il nostro approccio, che è quello di utilizzare tutto quello che c'è oggi, far capire a Bruxelles che l'Italia non è più un paese dove si finanziano gli 80 euro tanto per fare campagna elettorale, ma è un paese dove c'è un governo che crede agli investimenti per spingere il prodotto interno lordo, la crescita e l'economia reale. Una volta che acquisiremo questa credibilità, come stiamo facendo, allora Bruxelles non avrà nessuna remora, io credo, a concederci di lavorare un po' meglio con quei vincoli. Prima del 3% c'è tantissima roba, non è che quello è l'unico tetto. Prima del 3% ci sono molti spazi. Cioè lei sta parlando del piano del ministro Savona di chiedere lo scomputo delle spese per investimenti, diciamo, dal conteggio del bilancio. Si può chiedere di tutto. Ieri Moscovici è intervenuto, lo ricordava prima lei. E ha detto no alle deroghe. Secondo me vuole capire se veramente questo governo è in grado di attivare quel meccanismo. D'altronde perché dovrebbero crederci? Abbiamo fatto una legge sugli appalti che è penosa, ha degli errori dentro per cui dentro i tribunali continuano a incagliarsi situazioni che riguardano i contratti. Abbiamo chiesto flessibilità per fare marchette elettorali. Abbiamo fatto questo negli scorsi 5 anni. Io c'ero, stavo in opposizione, ho lottato su queste cose, ci prendevano in giro, oggi siamo al governo e quello che vogliamo fare è cambiare modo. E lo stiamo facendo. E io ho tutta la volontà di spiegare a Bruxelles, insieme ai miei colleghi, al mio ministro, che non è più il vecchio governo, che abbiamo un altro passo e che a noi interessano gli investimenti. L'economia è facile, è facilissima. Si fa una buona economia, un'economia reale, si fanno investimenti, non se si regalano 4 soldi. Beh, lei dice a voi interessano gli investimenti, e però il Movimento 5 Stelle in questi anni si è contraddistinto per una serie di no. Enzo Milino, ci fai vedere qualcosa? Monica, potrei fartene vedere tante, se vogliamo stare sull'attualità potrei portarti a Genova, però forse è più significativo andare in Piemonte, anche perché è la terra dell'onorevole Castelli, e vedere la TAV, la clip per la regia è la numero 20, dibattito Lega 5 Stelle, è un po' di vecchie immagini di repertorio che sono sempre belle da rivedere. Ci sono delle bandiere notate, facciamo finta che voi andiate al governo. Ma sulla TAV c'è scritto nel programma. Non volete farvi bucare quella cazzo di valle lì, fa schifo, lo fate! Quest'opera è necessaria e importante anche per la Val di Susa. Far girare le mozzarelle a 2,80! La TAV è un'opera fondamentale. Perché la mozzarella che va a 160 all'ora ha una crisi di sconforto! Un'opera assolutamente importante qual è la TAV. Questa si dovrebbe chiamare presa per il culo, non TAV, o il TAV, o il TAV. È un pretesto la TAV, è una posizione ideologica contro tutto e contro tutti. Il Movimento 5 Stelle sostiene la battaglia no TAV perché è un progetto folle e anche criminale di questi tempi. Anche per quanto riguarda il terzo valico. Qui stiamo delirando su... Non collegare il porto di Genova col centro dell'Europa sul passaggio 5, sul corridoio 7 vuol dire condannare il porto di Genova ad essere un porto di serie B. Perché il Movimento 5 Stelle ce l'ha scritto sulla fronte che il TAV non lo sosterrà mai. Serve davvero l'esercito per la TAV in Val Susa? Serve l'esercito. Pensate alla TAV Torino-Lione. Io ho mandato l'esercito. È arrivato Macron e ha sospeso il progetto. Io personalmente da Notav. Sulla TAV c'è il riesame del progetto. Credo che questa costruzione verbale sia molto più tutelante della lotta che ho fatto in questi anni. Da nessuna parte c'è scritto che vengono bloccati lavori e cantieri. Insomma, Castelli,
c'è differenza, diciamo, tra quella Laura Castelli che parlava ai microfoni dei telegiornalisti come, insomma, attivista e parlamentare del Movimento 5 Stelle ed oggi che è diventata viceministro, ancora no TAV? Assolutamente. Quindi, sì, non potrei svegliarmi la mattina e non potrei uscire di casa. Io penso che gli italiani non si ricordino quanti arresti sono stati fatti per lavori che riguardano quell'opera. È possibile che in questo paese ogni grande opera sia piena di criminalità organizzata? È possibile che in questo paese ogni volta che c'è un appalto non ci debbano essere dei progetti definitivi? Io ero sotto giuramento a un processo, il maxi processo Notav, dicendo che quell'opera non ha il piano definitivo. La Gronda secondo lei si deve fare a Genova? Io non so se ha sentito, sto parlando di un'opera che è piena di criminalità e lo dicono le carte e gli arresti, lo dicono i fatti, come diceva Buttafuoco. Ora, se vogliamo strumentalizzare il sì e il no a un'opera, possiamo farlo. Ci sono degli investimenti che vanno fatti, ma le modalità devono essere quelle corrette e trasparenti. Questo è. E oggi utilizzare il tema della Gronda per dire che il Movimento 5 Stelle è brutto e cattivo, perché se non avessimo fatto la lotta alla Gronda oggi quel ponte non sarebbe caduto, è strumentalizzazione sulla vita della gente che l'ha persa la vita e io non lo accetto. Le chiedo l'ultima battuta, siccome si avvicina la manovra di bilancio, ci sarà il DEF a breve e poi appunto si parlerà di manovra di bilancio, il reddito di cittadinanza e la flat tax sono priorità, lo dice anche il Premier Conte, ma insomma continua ad essere molto cauto sulla tenuta dei conti. Guardi, si farà tutto e lo stiamo facendo insieme al Ministro, passo dopo passo. Ci sono ovviamente dei gruppi di lavoro che stanno portando avanti in maniera dettagliata le risorse che dovranno essere utilizzate e quelle che si possono recuperare da un bilancio come quello dello Stato, che ha moltissimi soldi fermi, non utilizzati, improduttivi. Quindi si faranno tutte queste cose senza dubbio e spero di venire a raccontare presto. Laura Castelli, la ringrazio per essere stata con noi.